Nuovo anno scolastico anche per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori. Onestamente preferivo stare a casa, ma via, è sempre bello rivedere gli amici dopo questi 3 mesi di vacanza. Ogni anno è un nuovo inizio, quindi spero per l'appunto che quest'anno ci riservi delle sorprese dal punto di vista scolastico e che per l'appunto si possano scoprire cose nuove da un punto di vista didattico, ma come tutti gli anni che si possa approfondire anche il legame con i compagni. È anche bello per me rincontrare gli amici e si spera che vada tutto bene. L'ultimo anno è un anno un pochino catartico anche per me, perché devo finire il mio percorso e farlo finire bene. Sia un po' in ansia che un po' contenta. Prevedo che sarà un buon anno scolastico, sono molto positiva. Con tantissima disperazione, però con tantissimo spirito positivo. Speriamo bene, vada meglio dell'anno scorso. Sicuramente sarà un anno difficile e ho un po' paura, però ci si può fare poi comunque con i compagni di classe. E è bello anche rivedersi, ecco. Abbastanza sereno, tanto spirito di iniziativa e speriamo bene. Passando in terza, cioè abbiamo un po' di paura, nel senso che avendo tutti i professori nuovi si passa nel triennio. Ci vuole resistenza e convinzione. Abbastanza positivi, avendo comunque l'anno scorso trascorso un buon anno. Spero in un buon anno, spero di passare e di vivere un bell'anno insieme ai miei compagni. Sicuramente con tanta emozione oggi inizierò la prima ginnasio e spero di alla fine di questo percorso di poter realizzare il mio sogno. Con tanta speranza e aspettative. Sono pronto per questi 5 anni di scuola. Questo è il primo anno delle superiori, quindi diciamo c'è anche un po' l'ansia di questi nuovi 5 anni, che spero vada nel meglio possibile. Devo ammettere che sono un po' ansioso perché non so che cosa mi aspetta alla fine. Alimentare la mia conoscenza e scoprire questa nuova scuola. Di cominciarlo al meglio e puntare sempre avanti. Avremo l'opportunità di conoscere le scuole superiori, insomma. Un nuovo mondo per noi. Beh, bene, però era meglio se ci facevano entrare alle 10, se dormiva un po' di più. Ci sa sonno, colazione di fretta, l'autobus non passa, insomma poteva andare meglio all'inizio.